settembre, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, è il mese dei festival, ma il festival di cui vogliamo parlare oggi è davvero un festival speciale. È il Festival Francescano che quest'anno si terrà a Bologna. L'appuntamento è per il 25, il 26 e il 27 di settembre. Di questo parliamo con i nostri primi graditissimi ospiti. Do il benvenuto e un buongiorno a Cinzia Vecchi della segreteria organizzativa del Festival Francescano e un buongiorno a Fra Giordano Ferri, il direttore di Festival Francescano. Buongiorno, benvenuti nel salotto di Detto Tra Noi. Padre Giordano, il Festival Francescano approda a Bologna ed è un approdo importante dopo Reggio Emilia e Rimini nelle scorse edizioni. Siamo quest'anno alla settima edizione, quindi abbiamo fatto tre edizioni a Reggio Emilia, le prime tre edizioni dove siamo nati e cresciuti, ci siamo consolidati, possiamo dire, a Rimini. Ora c'è lo sbarco nella capitale dell'Emilia-Romagna, Bologna. E sono sicuramente tre città molto diverse tra loro. A Bologna ci aspettiamo parecchio, sicuramente negli anni siamo cresciuti, possiamo dire che oggi è un evento nazionale organizzato da tutti i francescani d'Italia, quindi la famiglia francescana è molto complessa, sono tre ordini maschili, le clarisse, i laici, i giovani francescani, la galassia delle congregazioni femminili. Però ricordiamo che il festival non è il raduno dei francescani, quindi è un tentativo di portare in piazza il messaggio di Francesco d'Assisi. Tornando alla domanda, appunto, Bologna è importante per tanti aspetti, per la presenza francescana, sono quasi 40 le comunità francescane in città, ma tra le altre ricordiamo l'Antoniano di Bologna, ricordiamo realtà importantissime, realtà molto importanti, e importante anche per la presenza ad esempio dell'università più antica del mondo, quindi anche nel nostro programma abbiamo cercato di collaborare con loro e avremo diverse iniziative appunto all'università. E i percorsi francescani a Bologna sono diversi, pieni di suggestioni. San Francesco stesso predicò in Piazza Maggiore. Esatto, il festival in realtà parte proprio da quest'idea di San Francesco, quindi che è sua, che è proprio originale, quindi non stare più nelle chiese ad aspettare le persone che vengono o a messa o a confessarsi, eccetera, ma essere noi chiesa, andare nelle piazze a incontrare le persone. Quindi Francesco nel 1222, ad esempio, venne a Bologna in Piazza Maggiore a fare questa famosissima omelia che portò la pace, perché in quel tempo Imola, che era anche oggi una città importante, comunque era al pari, possiamo dire, di Bologna, era in guerra con Bologna, e pare che con questa omelia appunto sia tornata la pace tra le due città. Dicevo, noi andiamo in piazza come faceva San Francesco e cerchiamo di copiare anche la sua modalità, perché Francesco predicava benissimo, tanto che le persone venivano colpite nel cuore, ma allo stesso tempo usava tutte le armi che poteva usare, che erano il canto, che erano la danza, e quindi anche noi appunto mettiamo insieme tante dimensioni diverse, che sono le conferenze, che sono gli spettacoli, che sono i laboratori, che sono le attività per i bambini, che sono i nostri gazebo dove presentiamo le attività francescane, in particolare dell'Emilia Romagna, ma anche le più importanti d'Italia. Ecco, prima di dare la parola a Cinzia che ci guiderà un po' alla scoperta di questo programma, peraltro ricchissimo, oltre 100 iniziative, tutte concentrate in questa tre giorni, una parola sul tema prescelto quest'anno che è, mi sembra veramente molto significativo. Allora, abbiamo lanciato nell'edizione scorsa, quindi ormai un anno fa,
il tema della settima edizione, che sarà Sorella Terra, quindi un tema legato sicuramente alla nuova enciclica del Papa, Laudato Si, Papa Francesco, Laudato Si, quindi sulla salvaguardia del creato, possiamo dire anche legata al tema dell'Expo, quindi anche l'alimentazione, nutrire il pianeta, quindi avremo queste, direi che come tutti sanno i francescani possono dire la loro sulla salvaguardia del creato, sul rapporto con la natura. Senz'altro sì, ci torneremo. Cinzia, il programma è ricchissimo, come orientarsi in questa veramente ricchissima varietà di proposte? Sì, davvero quest'anno per questo esordio, diciamo, su Bologna il programma è davvero ricco, sono più di 140 gli appuntamenti e davvero in una proposta che è trasversale, quindi ci sono proposte che si rivolgono ai più piccoli, quindi per i bambini, e proposte che si rivolgono alle famiglie o proposte, insomma, che si rivolgono a chi vuole approfondire, diciamo, il contenuto attraverso ad esempio la partecipazione alle conferenze o ai workshop, che sono dei laboratori appunto rivolti al pubblico adulto. Parto parlando di il nostro fiore all'occhiello, che sono le conferenze, perché se avrete modo di sfogliare il programma sul sito del festival vedrete che c'è la possibilità di ascoltare in Piazza Maggiore dei personaggi, degli ospiti, esatto, d'eccezione, proprio è il caso di sottolinearlo, sì, dei nomi che provengono da vari ambiti della cultura, delle arti, spettacolo, giornalismo. Ne faccio solo alcuni, ad esempio Pupi Avati, Vincenzo Balzani, Massimo Cacciari, Paolo Kurtaz, Ivano Dionigi e tanti altri. E il tema, insomma, come diceva Padre Giordano, il filo conduttore sarà quello di Sorella Terra, quindi tutti questi personaggi sono stati invitati, ciascuno per il proprio ambito specifico, a dialogare su questo argomento e a portare un po' la loro visione anche di quello che il francescanesimo può dire su questo argomento. E, oltre alle conferenze, un altro settore molto importante che abbiamo cercato di arricchire quest'anno è quello delle presentazioni dei libri con autori, quindi anche in questo caso ci saranno diversi personaggi importanti che presenteranno alcune pubblicazioni anche di recente uscita che approfondiscono in modo particolare appunto il tema della custodia del creato. E andando avanti, l'altro settore che ci piace sempre sottolineare è quello delle attività didattiche che si rivolgono alle scuole. E quindi dalla scuola dell'infanzia, quindi bambini a partire dai 4 anni, fino agli studenti universitari. È una proposta che si articola in una trentina di iniziative e che si rivolgono, insomma, alle varie fasce d'età. Ci sono dei laboratori manuali, ci sono delle attività di approfondimento, c'è la possibilità di seguire per esempio per gli studenti delle superiori e dell'università delle conferenze e in particolare un convegno che svilupperà proprio il tema del Cantico di Frate Sole dal punto di vista appunto poetico, letterario e storico. I luoghi del festival quali saranno? Allora, il festival, come nelle passate edizioni di Reggio Emilia e Rimini, vuole portare la sua impronta proprio nel centro storico, nel cuore della città. Quindi abbiamo scelto di occupare, tra virgolette, Piazza Maggiore e Piazza del Nettuno, che sono proprio il cuore della città di Bologna. Poi chiaramente il programma, essendo così ricco, si articola anche in tanti luoghi limitrofi e anche luoghi al chiuso, però la presenza, diciamo, è importante e massiccia è quella che sarà proprio in piazza.
Padre Giordano, parlerete di stili di vita sostenibili, sarà uno dei temi cardine sui quali appunto volete richiamare l'attenzione dei visitatori del festival. È sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questa edizione e avremo un convegno all'università, in modo particolare per i giornalisti che si occupano di queste tematiche, appunto sulla tematica ambientale nell'aula magna dell'università, con la collaborazione dell'università e dell'Associazione dei giornalisti italiani. Abbiamo diversi workshop, quindi diversi laboratori, e in questo siamo riusciti a coinvolgere tante associazioni, ad esempio l'Associazione dei Comuni Virtuosi, per citarne una, e proprio perché appunto non vogliamo che il festival sia solo una manifestazione dove uno viene, si siede, ascolta, ma questi laboratori servono anche per coinvolgere e anche per ascoltare le persone. Quindi nelle conferenze normalmente tu ti siedi, ascolti, magari cambi o meno le tue idee, torni a casa. Cerchiamo invece nel festival di trovare iniziative dove siamo in ascolto, e se vedrete il programma, che potete trovare anche nel sito www.festivalfrancescano.it, non parlano solo francescani, ma ci piace proprio essere noi i primi a metterci in ascolto anche di persone che sappiamo già che la pensano diversamente da noi. Quindi in ascolto di tante voci diverse, ma in ascolto anche delle persone che vengono a trovarci in piazza, quindi anche attraverso i laboratori, in piccoli gruppi si ha anche la possibilità di confrontarsi, perché ognuno di noi si è fatto un'idea su questi temi e può portare il proprio contributo. Il filo conduttore sarà il Cantico delle Creature, insomma un testo straordinario di una modernità assoluta. Allora, il Cantico delle Creature sarà il fil rouge di questa edizione del festival, sarà il testo di riferimento e sappiamo tutti, perché l'abbiamo studiato a scuola tutti, essere il testo, il primo testo, la prima poesia della letteratura italiana, quindi ci apre anche a questa dimensione, quindi anche puramente culturale. Quindi anche qui presso l'Aula Magna avremo per le scuole, per i docenti, per i ragazzi anche dell'università, avremo venerdì mattina un convegno sul Cantico delle Creature, analizzato dal punto di vista storico, letterario e spirituale. E chiaramente è importante per la letteratura italiana, è importante per i contenuti, quindi ci fa capire che la terra appunto è nostra sorella, e possiamo dire, credo ci possa dare anche l'impostazione giusta oggi. Spesso ci sono tante derive, quindi pensare anche alla natura quasi come una dea, come qualcosa da venerare quasi. Quindi Francesco ci dà questa idea di considerarla come nostra sorella, madre e sorella, quindi si distacca anche dall'idea, possiamo dire, della cultura classica. Gaia era considerata come questa divinità che appunto nutriva gli uomini, ma era una deificazione della terra, mentre per Francesco è è una creatura di Dio come lo siamo noi, e quindi siamo tutti fratelli di uno stesso padre. Quasi un ambientalista ante litteram, la figura di San Francesco, questo suo anche stile di vita estremamente semplice, rispettoso di tutte le creature. Francesco è stato proclamato patrono degli ambientalisti 25 anni fa, e
Chiaramente, come tutte le parole che finiscono con ista o ismo, di per sé sono qualcosa di sbagliato, di estremo, insomma, di portato estremo. All'estremo. Francesco in realtà non era un ambientalista, era un innamorato di Dio, quindi lui vedeva in tutto ciò che lo circondava, dal sole alle stelle, alle piante, alla formica che gli attraversava la strada, un grandissimo regalo, un gesto di amore infinito di Dio, quindi non poteva che godere di tutto quello che lo circondava. E questa è assolutamente una visione opposta a quella della nostra cultura occidentale, che ci vede sfruttatori, quindi padroni e sfruttatori di tutto ciò che ci circonda. Chiara, ci saranno anche dei momenti dedicati alla spiritualità all'interno del Festival Francescano? Certo, nel senso che il programma della spiritualità è ricco, ci sono delle proposte, delle iniziative nelle quali la famiglia francescana porterà la propria impronta. Ci sarà un'area adiacente a Piazza Maggiore dedicata proprio alla spiritualità, una sorta di cappellina dove è possibile recarsi durante tutte le giornate del festival. Ci saranno anche dei religiosi disponibili per dialogare comunque con le persone. E non mancheranno dei momenti di preghiera vissuti proprio in piazza, quindi sia il sabato che la domenica sera e la giornata, diciamo, al termine un po' del programma un po' più culturale, un po' più di attività, verrà un po', troverà il suo culmine insomma in questi momenti di preghiera insieme. Quindi in per chi cercherà anche questi momenti per avvicinarsi alla spiritualità francescana, li troverà. Il centro rimane appunto un programma culturale davvero ricchissimo di proposte, con dei personaggi straordinari, personaggi chiamati, laici assolutamente, chiamati a confrontarsi su temi di grande attualità. Esatto. Penso, non so, anche personaggi della politica, delle istituzioni, Prodi, Cacciari, avrete anche padre Alex Zanotelli, padre missionario molto conosciuto per le sue battaglie civili. Insomma, sarà davvero un bel dialogo. Sì, sono tutti personaggi che provengono anche da ambienti e magari hanno anche proprio una formazione anche culturale di tipo diverso, che però ci piace insomma pensare che intervengano al festival proprio insomma nel nome di Francesco per dialogare su dei temi che riteniamo possono essere interessanti e di grande attualità. Insomma, i nomi che hai fatto sicuramente, e chi per la propria competenza culturale o filosofica o politica o quant'altro possono portare un proprio contributo e dare il proprio apporto. E poi c'è il capitolo spettacoli, anche qui avete in serbo diverse sorprese. Esatto, e ci sarà il grande spettacolo del sabato sera, e che sarà appunto dedicato al tema di Sorella Terra, e questo Earth Mass, e la messa della Terra è di fatto una opera moderna nella quale interverranno il coro e l'ensemble musicale della diocesi di Reggio Emilia e Giovanni Caccamo, di recente vincitore di Sanremo Giovani, e ci saranno delle letture di Amanda Sandrelli e tutto sarà un po' accompagnato dalle illustrazioni di Jack Tessauro, che è questo illustratore anche di libri per l'infanzia pluripremiato, e sarà quindi un momento insomma di spettacolo molto bello. La cornice sarà quella della Basilica di San Petronio, che saremo proprio sul Sagrato, quindi in piazza davanti a una delle chiese simbolo di Bologna, e ci sarà appunto questo momento di spettacolo molto, molto bello. Padre Giordano, voglio ribadirlo ancora una volta,
la modalità del festival, questo scendere in piazza per aprirsi alle persone, alla gente, per dialogare, è proprio molto francescano. È lo stile di Francesco, quindi lo diciamo sempre, ci saranno grandi nomi presenti al festival, veri e propri miti della cultura odierna, che tra l'altro appunto queste conferenze si potranno seguire anche in televisione, in streaming, in internet, eccetera. Esserci è diverso, quindi essere lì in piazza, al di là dei singoli contenuti, si può respirare proprio lo spirito del festival, possiamo dire anche lo spirito francescano, quindi è anche bello rioccupare le nostre città, riprendere possesso anche delle nostre piazze per viverle, perché possano tornare ad essere quello che sono sempre state, dalla cultura greca ad oggi, quindi un luogo dove ci si incontra in questa stupenda piazza che è Piazza Maggiore, quindi c'è anche spazio per i bambini che possano giocare, come vediamo nelle immagini, con le attività pensate per loro, quindi proprio sono 3 giorni dove si può essere immersi in ammollo in questi valori francescani che sono la giustizia, la pace, il rispetto del creato, l'essenzialità, quindi anche un ritrovarsi con tutti coloro che condividono questi valori. Grazie Padre Giordano. Cinzia, per concludere quindi rinnoviamo l'invito a partecipare. Vi aspettiamo quindi a Bologna dal 25 al 27 settembre. Il programma è consultabile sul sito web del festival, lo ricordo, www.festivalfrancescano.it. Grazie allora a Cinzia Vecchi, grazie a Padre Giordano Ferri. A voi. Buon lavoro per gli ultimi preparativi di questa settima edizione bolognese del Festival Francescano.